Benvenuti alla Win 3 Rising Star Series. Un saluto da parte di Rosario Triolo e Lorenzo Daretti. Chi? Trastevere 73. Ah, sei te, Trastevere, sì. Trastevere 73, due volte campione del mondo di MotoGP di sport. Bene, sì, bene, sì. La tua faccia non è, no, non è la vabbè, tua faccia, sì, si conosce. Sta un po' quella. No, ma la tua faccia in realtà si conosce, perché quando fate le gare vi inquadrano anche, no, mentre giocate col joystick. Sì, qui. Eccolo. Gas. Ciao a tutti, gas, ragazzi. Questo gas, freno dall'altra parte. Vabbè. E poi. Perché siamo qui, Lorenzo? Per vedere appunto le regional finals, le ragazzi. Regional finals. È il momento decisivo, roba. È il momento decisivo. Finalmente si stabilisce chi parteciperà alla draft MotoGP Sports per partecipare al campionato del mondo e quindi sfidare anche te. Il primo che arriverà nella regional finals di ogni regione, appunto. Verrà appunto, passerà ai draft e poi vediamo se sarà scelto dai team. Esattamente. Allora, cominciamo con la prima delle tre regioni che sono interessate dal MotoGP Sports e quindi dalla possibilità di accedere alla draft, che è il continente americano. Sul tracciato di Austin. Sul tracciato di Austin, molto complicato, molto difficile, molto tecnico. Una grande, grande bega. Tra l'altro è difficilissimo anche imparare bene tutte le curve, pure per i commentatori, figurarsi per chi corre. È lunghissimo, sì. È lunghissimo, col super serpentone tante che scopriremo curve. Tra poco. Ma prima vorrei vedere chi sono i piloti della MotoGP eSports che si sono qualificati a questa regional final. E come facciamo? Stabilendo la classifica dei time attack che abbiamo già conosciuto nel corso del tempo proprio qui alla Win 3 Racing Star Series. Allora, i time attack della sezione americana, Nord e Sud America hanno visto dominare Gusta, brasiliano su PC, che è un dettaglio importante. Molto importante, perché appunto ha fatto le quattro qualificazioni sulla piattaforma con la quale giocheranno oggi, quindi è molto importante, sì. Ed è stato molto veloce nei time attack, che appunto come formato, no? Sono dei giri pazzi da qualifica in cui devi semplicemente dare più gas. La gara poi è un'altra cosa, il joystick di tutti, sì. Attenzione, perché rispetto a questa classifica che avrebbe questi 11 qualificati, come ultimo l'argentino Nanci, ci saranno delle variazioni intanto sui nomi, perché i brasiliani, no, ogni tanto gli piace cambiare, mettere nomi strani, dai, Luis, quindi Nazario de Lima, Ronaldo, sono più leggibili, esatto, quindi tipo Flanker, Niga 92 cambieranno nome, poi vi diremo esattamente quali saranno i loro nickname. Mancheranno invece due piloti americani statunitensi, Hammertime e Rob God. Ebbene sì, hanno dato forfè. Avranno avuto problemi a casa, non si sa, ragazzi. Però sì, magari sono stati sostituiti. Sono stati sostituiti. Dopo vediamo anche da chi. Un motivo ci sarà stato. Si sarà rotto il joystick. Un motivo ci sarà stato. Sarà saltata la luce. Saranno sostituiti e non per forza, non necessariamente dai due primi esclusi, che anche loro anzi hanno rinunciato. Vi diciamo già che ci sarà uno stoner brasiliano. Sì. Sì, un Casey bastoner brasiliano, e poi c'è anche Mr. Hitstick che vedete qui in, esatto, quindicesima posizione. Direi che però è il momento di conoscere appunto il circuito di Austin attraverso il tuo primo giro. Va bene. Fai vedere questo manubrio. Un manubrio virtuale, eccolo qui. C'è pure il tuo nome sopra. Hai visto? Sì, vai. È tutto bello personalizzato. Bello personalizzato, direi di andare. Ok, ragazzi, dai, allora primo giro con il computer. Partiamo prima marcia, subito. Ultima parte. Partiamo ultimo, beh, dai, dobbiamo destrarci nel mezzo di queste bellissime moto. Attenzione, curva 1 molto difficile perché è in salita. Largo. Leggermente. È molto difficile, dobbiamo cercare di evitare le altre moto. Ci buttiamo poi subito a destra in discesa. In questa curva davvero bellissima, e poi inizia un serpentone fantastico il primo settore. Hai tamponato Oliveira. Ho fatto uno stop in entrata da lì, è impossibile, però l'ho fatto. Adesso cambio di direzione nuovamente qua, è un circuito molto molto difficile, dobbiamo cercare di non tagliare le curve. Attenzione qua, cerchiamo un po' di spazio all'interno. Sennò penalizzano, no? Assolutamente sì, la direzione gara penalizza molto, in maniera molto severa. Poi cambia di direzione qui ed è l'ultima parte di questo serpentone lunghissimo e si va a sinistra in questa curva a sentimento. Ci si butta giù a sinistra, come viene? Staccata qui all'interno.
molto difficile questa curva a gomito, dobbiamo cercare caduta di Frankfurt. No, e... si è steso morbido. Full gas in questo rettilineo, il più lungo del tracciato, si scaricano tutti i cavalli, si arriva quasi a 330-340 km/h e poi si fa una staccata incredibile. Senti, attenzione. Una Yamaha che brucia col motore la Ducati, non si è mai vista. Ero molto in scia e magari hai avuto un po' di braccino a Jack. Grande staccata, poi qui sì, loro si fermano un attimo. Attenzione perché arriva, attenzione al bare, arriva una fase invece della pista molto molto tecnica dove anche qui Marquez fa la differenza, no? Dobbiamo girare, dobbiamo cercare di girare circuito orario poi. Sì, il posteriore il prima possibile e dobbiamo prendere il gas il prima possibile. Compagno. E qua arriviamo in una curva a destra lunghissima, composta da quattro curve, dobbiamo sacrificare la penultima per poi fare bene l'ultima. Ti manca questa, solo Marco. Questo è un altro assentimento. Questo è un altro assentimento dove il cuore ti dice quando ti devi buttare giù. Oh mio Dio, non si può piantare così prima dell'ultima. Guarda che te la restituisce Marquez. No, usciamo meglio, in un giro. Le ha passati tutti. Che hai fatto a fare la qualifica partendo ultimo? Se poi dopo le hai passati tutti. Vabbè, comunque niente. È andata così. Ha passato pure Marquez all'ultimo. Sei stato un po'. Ho rischiato di cadere tantissime volte. Un po' al limite anche con i compagni di squadra, con Vignales e Rossi. Leggermente. Lingiarmi se già so che ti ha chiamato. Ok, hai vinto, però facci un po' più piano. Vabbè, dopo questo giro matto suo, se tu contro diciamo la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, giochi così, chissà che faranno questi qui uno contro l'altro. Assolutamente sì, sarà molto più bello e divertente, dai. Sì, però devono anche andare, cioè, senza le regole sono importanti. Certo, ovviamente, bisogna stare attenti soprattutto al primo giro, perché è un niente che magari quello davanti, la persona davanti frena un po' prima, noi freniamo un po' dopo, anche con le scie è molto importante valutare che quando si è in scia arrivi con più velocità e quindi devi assolutamente mettere in considerazione l'idea di frenare prima. Anche perché ci vogliono proprio anche i setting particolari fatti a posta per ogni pista, certo. Voi siete veramente dei professionisti, però voglio sapere una roba, qualche carognata qualche volta l'hai fatta? Ci stanno e soprattutto poi te le ridanno la curva dopo, quindi però è molto difficile sorpassare in questo gioco, quindi la carognata, come la chiami esatto. tu, sì, va data qualche volta però con testa. Carenate e carognate che si daranno questi piloti che vediamo in una griglia di partenza con Gusta, che partirà dalla pole position, hanno fatto una mini qualifica, no? Dopo il tarmattato. Sì, Bruno, attenzione anche a Bruno, molto molto forte, Sud America. Sì, e anche Chris, infatti in Sud America ragazzi vanno. I sudamericani fanno paura, dribblano tutti questi. Nunes, primo 4, Nunes, che è uno dei brasiliani che ha cambiato nome. Poi c'è Supremacia, secondo me, C. Perché sarebbe con la C, Supremacia. Sì, anche Barré nuovo, no, ha cambiato nome. Pure Barré, questo è colombiano, Daniel. Colombiano con la Ducati. Ducatone, ma Cargo è uno forte, oh! Prendere in considerazione. Soprattutto gioca in casa anche. Tra l'altro statunitense, Nanci argentino e poi vediamo l'ultima fila con i due che avevamo detto, no? Bastoner in penultima posizione. E Itstick, il nuovo entrato, diciamo, che appunto sostituisce. Loro due sono i due sostituti di Rock God e di Hammer Time, no? Sarà una bella gara. Una bella gara. Questa tirata. È la griglia di partenza. Obiettivamente i due nuovi entrati partono in ultimo. Sì, si sono trovati un po' spiazzati, ecco. Forse l'hanno saputo all'ultimo secondo, non lo so. Un po' più indietro invece Macargo, che era stato secondo. Strano, anche perché come abbiamo detto gioca in casa, americano, però vedremo, magari riuscirà ad approfittare di qualche errore di quelli davanti o imprimere il ritmo. Può essere anche che ha sbagliato in qualifica, è una pista lunghissima ed è difficilissimo fare un giro senza toccare minimamente il verde, quindi... Quanto è importante essere animali da gara rispetto, cioè per esempio Gusta, no? Che è velocissimo, ha sempre fatto i migliori tempi, ha vinto il time attack, quanto è però importante essere adesso animali da gara, quanto cambia? Tanto, però comunque sia dipende anche dagli altri piloti, perché comunque se anche loro hanno un gran passo è davvero difficile sorpassare, però in una pista così lunga secondo me è anche molto semplice fare degli errori, quindi chi rimarrà più concentrato e sarà animale da gara si porterà a casa il risultato. Tocca fare lo step adesso, sì, per forza. Da giocatore, quindi dal manubrio virtuale col joystick al telecronaca. Cuffia, ce la mettiamo in testa e ci godiamo la gara a Austin, circuito delle Americhe. Andiamo. Vamos. Gusta, parte dalla pole position
alle sue spalle Bruno e Cristian. Gas! Subito! Con Gusta che viene sverniciato. Partito benissimo Bruno. Bruno bravissimo, attenzione curva 1, vediamo come arrivano. Largo Cristian. Bruno. Incrocia bene Gusta. Mamma mia, Gusta con una super carenata a Cristian all'esterno. Attenzione sul rosso lì. Ma cosa fa Gusta? Contatto tra Gusta e Bruno. E c'è subito una caduta, sì, tra l'altro. Sì, sì, di Macargo, di Macargo. No! Già, Macargo. È andato giù. È subito andato giù. Adesso già bandiera verde, quindi si può ridare tutto gas. Siamo on board con Cristian. Comunque, seguimento. Rosario, qui ci sono proprio quattro piloti sudamericani nelle prime quattro posizioni. Quindi a dimostrazione appunto che in Sud America sono grandi appassionati di motociclismo e di sport in generale, anche virtuale. Ma ti dirò nelle prime sette posizioni, perché pure Nanci che è argentino, Daniel che è colombiano e Supremacia, che sarebbe Supremacia, che prende il nome da Masia, che è cileno. Qui Gusta che ha avuto Rettilineone qua, attenzione alle scie, alle scie. Tanto Gusta è entrato su Bruno. Sì, però, sì. Però ha ricevuto un track limits, quindi attenzione perché Bruno prende la scia. Ah, Bruno! Staccata disperata, prova ad andare dentro col Suzukone. Invece rischia di subire l'attacco di Cristian, che però va larghissimo. Sì, sì, è arrivato lungo, ma Bruno ancora ci riprova. Però Gusta chiude tutto. Eh sì, adesso è Gusta contro Bruno. Primo Gusta, Bruno! Incredibile, mamma incredibile, mia. Molto bella, io amo la visuale, quella dell'elicottero, perché comunque ti fa vedere bene in tempo reale dove, quali sono i settori dove ti avvicini, dove ti allontani, dove guadagni in frenata, in uscita, è molto bella quella dell'elicottero. Sballonzola l'anteriore della Suzuki di Bruno, completamente insomma vittima delle buche anche nel circuito di Austin, che sappiamo essere molto rovinato perché ci corrono spesso macchine, camion, qualsiasi sì, cosa. Sì, ma infatti... Qui. Attenzione Bastoner, caduta! È caduto Bastoner, ancora Bruno full gas. Bruno non molla, non molla Bruno, in scia. Ma Gusta c'ha veramente un altro ritmo adesso. Bruno va lungo in staccata. Comunque è importante avere delle sospensioni non troppo rigide in questa pista, perché come dicevi tu sono tantissime buche, quindi anche nel videogioco bisogna avere una moto leggermente più morbida per poterle attutire meglio. Però Bruno invece si scompone tantissimo, non so se ha fatto qualche piccolo errore d'assetto, nonostante riesca più o meno a stare alla ruota di Gusta. Dietro per la terza posizione Nunes e Cristian. Caduto Masia, Supremacia. Supremacia è andato per terra. Supremacia è andato giù, è andato giù. Peccato. Barè, Daniel. Davanti Gusta con un casco anche molto brasileggi. Guida la gara inseguito da Bruno. Occhio però perché col track limits warning qui com'è la penalità? Allora dovrebbero essere dopo il massimo 3, dopo il quarto dovrebbe esserci una penalità. Attenzione intanto Nunes qua all'interno della KTM ufficiale di Cristian. Quindi abbiamo due Yamaha, una ufficiale e una non, e poi una Suzuki nel mezzo. Nel mezzo. Staccata di Cristian, l'ha preso Cristian, butta giù Nunes, disastro problema, combinato da Cristian. Problema di scia questa, te lo posso secondo me garantire. Ha frenato nello stesso punto ma aveva la scia e l'ha preso in pieno. Però peccato, gli ha rovinato peccato, la gara. Peccato. Anche perché adesso i primi due hanno un gran margine. Sì, però Cristian comunque è ancora terzo e credo che possa essere anche soggetto un po' a penalità, no? Un contatto così. Verrà sicuramente analizzato nel post gara. Questa è la famosa carenata carognata. Questa sì, anche disastrosa. Siamo adesso indietro con Nunes che cerca la rimonta disperata. Deve passare Daniel. Altra caduta di Cristian. No! Cristian si è autopenalizzato. Chiusura di anteriore. Si è autopenalizzato lui. Già, devo dire che comunque i brasiliani sono un po' fanatici della propria livrea. Sono incredibili. Macargo! Macargo giù per la seconda volta. È andato volta. Per terra ancora. E Barè prende la terza posizione passando Nanci. Anche Barè lo vedi, tutto molto fluo, colori molto accesi, brasiliani. A richiamare il giallo della bandiera brasiliana. Quindi tre brasiliani adesso davanti con Gusta, Bruno e Barè. Poi Nanci, Nunes. Incredibile.
Christian in sesta posizione, già ripassato da Nunes dopo la sua caduta. Siamo on board con Nunes all'inseguimento di Nanci e del podio. Sono 8 giri, solitamente sono 10 giri, però comunque sia la pista è molto lunga e proprio per questo, insomma, la direzione gara ha deciso di Christian! Due giri, Christian di nuovo. Per altra caduta per Christian, davanti Gusta e Bruno. Interesserebbe sinistra. Vedere anche la loro lotta adesso. Uscita in scia qui per Nanci, che ha Nunes attaccato praticamente, era anche riuscito a mettere la ruota davanti prima dell'uscita di curva. Adesso ci riproverà sicuramente il pilota del Petronas Yamaha, Nunes contro Nanci. Occhio alla staccata, se compare Nunes. È una bellissima lotta questa, dalla terza alla quinta posizione, sono tutti e tre molto vicini. E vediamo chi riuscirà a approfittare il prima possibile dell'errore dell'altro, comunque a fare leggermente la differenza ed a conquistare il podio. Vediamo se Bruno riesce a evitare che Gusta si prenda anche un caffesino per andare a vincere con grande serenità, o se invece, insomma, il pilota col numero 44 riuscirà a dominare fino alla fine. Questo comunque conta, perché comunque, come ti avevo detto prima, un grande allenamento sulla piattaforma anche del PC, ha dominato tutto quanto fino ad ora, quindi dai, possiamo dire che se lo sta meritando assolutamente il primo posto. L'assente è sicuramente Macargo, caduto subito e adesso è ultimissimo, chiaro. Alle spalle anche di Bastoner, bene tutto sommato Hitstick, che era quindicesimo della classifica combinata dei Time Attack. All'interno, attenzione all'incrocio. La chiude benissimo. Grande attacco di Nunes, che forse senza il tamponamento di Christian si sarebbe potuto giocare qualcosa in più. Fantastico, fantastico sorpasso, non è assolutamente semplice in quella staccata in salita. Attenzione qua, la prende un pochino male Nunes, più scorrevole. Allora adesso attenzione, perché Nunes va all'attacco anche di Barré per la terza posizione. Le prime due invece sempre Gusta e Bruno, che abbiamo perso di vista. Non sappiamo bene il distacco che ci sia tra Gusta e Bruno. Esatto, esatto. Trust. Non si sa, ma Nunes sta dando un colpo di reni fantastico. Adesso vuole il podio a tutti i costi, che oltretutto gliel'ha portato via Christian con un errore. Sì, e adesso è l'inseguimento del Ducatone a Vintia di Barré. Vediamo Bruno, sta lì vicino. Però Gusta rosicchia sempre qualcosina. Attenzione. A Nunes. La staccata! Mamma mia! Allora c'è da dire che qui all'esterno! Tiene all'esterno! Barré! Dentro, bello! C'è da dire che qui rispetto alla realtà le moto sono tutte uguali, ecco perché la Yamaha sul dritto prende 10 km orari al Ducatone. Sì, no, stava in scia e Bastone intanto è ricaduto, comunque sì, le presta. Ho sentito anch'io un crash. Una chiusura d'anteriore. Una chiusura, mamma mia che spavento, però davanti mi sembra tutto a posto con Gusta e Bruno. Ma no, ancora ci riprova all'interno Barré. Comunque Nunes, che vede il podio sfumare. Allora, Nunes probabilmente non riuscirà a vincere questa gara a meno di errori di Gusta e Bruno. Però io, insomma, lo terrei d'occhio perché sta facendo una gara incredibile. Assolutamente sì, non è semplice, come dicevo, sorpassare in questo gioco, e aver passato due persone vuol dire che ne ha proprio di più in questo momento in gara. Sì, infatti peccato per insomma il contatto con Christian, che gli ha un po' rovinato la corsa e la lotta per entrare nel draft. Staccatissima di Barré. Dovrebbe vedere anche quali gomme hanno deciso di montare, c'è comunque anche una grande usura in questa pista. Molto probabilmente, io di esperienza ti direi qui una hard al posteriore e una media all'anteriore. Sono asimmetriche qui a Austin, perché asimmetriche anche scemo. Un po' dai. Chiedere a Taramasso, i nostri pit reporter si scateneranno e chiederanno a Taramasso mentre mamma. Che rischio, ragazzi. E comunque sta spingendo Gusta, Gli è partito il posteriore, stava per lanciarlo in orbita. Non gliela lascia semplice Bruno. Infatti Bruno gli mette pressione, non potendo fare altro, perché al momento non ne ha per attaccarlo. Christian ancora? Un'altra volta Christian, gara disastrosa. Sì, diciamo che è andata un po' giù in discesa dopo il contatto iniziale, sì. Forse si sarà un po' innervosito. Finalmente Macargo fa un sorpasso, passa Bastoner. Bruno la tiene! Incredibile! La tiene, visto l'anteriore chiudersi. Sì, si era chiusa, intanto ha fatto il giro veloce in 59,5.
Te l'ho detto. Sì, sa, vuole assolutamente. Però, perché io pensavo che Nunes ne avesse un po' di più, però in realtà Baré rimane nel codone della Yamaha M1 di Petronas. Forse vedendo il riferimento Baré riesce a stare vicino. E c'è anche Nanci che fa parte del gruppetto. Assolutamente, è rimasto sempre lì per la terza posizione, però in testa c'è Gusta, con Bruno che prova a mettergli pressione, a creargli ansie più che altro, perché non è vicinissimo ma fa giri veloci. Non è bello quando sei primo, comunque con il tuo avversario dietro che fa il giro veloce, non è semplice rimanere primo lì, devi avere una concentrazione estrema, perché sai che devi fare sì il passo tuo, però dietro là hai la pressione ed è cosa si prova, ma poi tu i distacchi li vedi se sei il primo, ce li hai? Sì, li vedi assolutamente. Quindi lo vedi che si avvicina. Più guadagni e più sei, come posso dire, forte, no? Con te stesso, sì. E quindi continui a migliorare sempre. Però se vedi che quello dietro ti sta guadagnando, viene il braccino. Sì. Come fai? Tosta. È tosta. Devi cercare di guidare me. Cominci a sbagliare la traiettoria, a prendere l'interno per non farti attaccare. La bravura del campione è proprio quella, riuscire a gestirla. Comunque Gusta c'ha una guida un po' aggressiva, molto direi. Rocambolesca. Diciamo sì, che sì. Tutto è meno che smooth. Baré per stare dietro a Nunes. Peccato. Anche stava Baré forse un po' al limite per stare dietro a Nunes. Riprende la sua gara dalla sesta posizione, sì. Adesso si giocava il podio. Si crea un altro terzetto a questo punto. Sì, con Supremacia e con... Attenzione! Daniel! Che carenata! Questa è carognata. Questa è carenata carognata. Anche Supremacia, che ha scelto questo nome in onore del pilota Moto3, ha preso... Ecco, infatti, reckless riding. Posizione, sì, guida spericolata per Baré. E quindi un warning! Che rischio! Qui Daniel. Meno male che Austin c'ha ste vie di fuga così larghe, perché sì, sennò oggi ne vedevamo qualcuno in più di caduta. Assolutamente. Davanti c'è sempre il Gusta, attenzione perché ci stiamo avvicinando al finale di gara. Mancano due giri alla fine, quasi due. Tra poco infatti arriverà Bruno sul traguardo cercando di dare ancora fastidio a Gusta, mentre Baré cerca la rimonta su Nanci. È difficile comunque adesso, Rosario, a meno che se Nanci non fa un errore, che cade o arriva molto lungo, però secondo me le prime quattro posizioni sono abbastanza solide adesso. Quanto comunque è caduto Baré di tempo, ne perdi davvero tanto. Quanto è difficile fare una gara in cui praticamente hai solo una possibilità, quella di vincere? Comunque sia è sempre un obiettivo non facile. Però dai, alla fine se hai talento e velocità cerchi di fare quello che meglio puoi senza pensare a niente, il risultato viene da sé. Quindi riesci a trovare anche la motivazione pur facendo parte di un gruppetto che lotta per la quinta posizione, diciamo. Lì dai, sei un po' consapevole che sarà... Che è finita. Un po' impossibile, dai. Soprattutto... Te ne accorgi tantissimo quando magari prima della gara già dalla qualifica sai di poterlo fare, allora cerchi a tutti i costi di farlo, però se sai che comunque non hai il passo e che stai un pelino più indietro, speri no, qualcosa di magico accada. Tipo, qui l'attacco di Daniel, che è andato anche un po' sul rosso. Incredibile. Vabbè. Sì. Invece staccata qua, attenzione, sempre un pelettino lungo, proverà a uscire leggermente meglio Gusta. Questo è importante per Gusta. È qui mettere il giro veloce. E qui mette la colla per il sigillo, la mette ed è pronto a chiudere la busta. Attenzione! All'esterno! Attacchissimo! Staccata Daniel da parte di Supremacia. Non gliela lascia, ma ha fatto una staccata incredibile Supremacia. E quindi secondo me alla Romano Fenati Macargo si è preso il capanno subito, la caduta iniziale, vedi, infatti è rimasto sempre lì in fondo decimo. Sì, l'ha capito subito, dice non vinco più, basta. Non è stata la sua miglior giornata sicuramente. Invece Nunes ha avuto una super reazione, adesso è lì terzo, che comunque si gioca anche magari qualcosa di più se uno tra Gusta e Bruno dovesse sbagliare nell'ultimo chissà, ultimo giro inizia adesso, qui siamo ancora nelle ultime però due curve nell'onboard di Supremacia. Sì, all'attacco di Daniel e Baré, ma siamo on board, vediamocelo, raccontiamolo questo onboard di Gusta, pilota brasiliano che ripercorre le orme di Alex Barros, vuole riportare il Brasile in MotoGP.
Molto bella questa livrea, piace tantissimo, soprattutto con questi colori, con il suo numero, il suo casco, è davvero molto bello. Attenzione, Macargo! Ancora Macargo per terra. Mannaggia, su. Giornataccia. Da mo che l'ha data su. Invece Bruno, mi sa che anche Bruno un po' l'ha data su. Sì, però è gran gara anche per lui, posso dirti. È stato molto, sì, molto bravo, sempre lì, ci ha provato fino alla fine. Non ha... È stato, diciamo, ne aveva un po' di più gusto, dai. E poi Nunes. Bravissimo. Peccato, perché secondo me poteva anche lottare per la seconda posizione con Bruno. Con Bruno, sì. Peccato. Bruno ha cercato nei primi giri. È entrato, supremazia intanto. Sì, su Daniel, nei primi giri Bruno ha provato a tenersi dietro Augusta, forse avendo che era più veloce, però poi non ce l'ha fatta. Occhio trito che ci ha provato all'esterno, ancora resistito. La lotta, vede, comunque no, mantengono, altro che la concentrazione, sanno sì che non possono più vincere, ma vogliono arrivare più avanti possibile. È una questione proprio di principio all'interno, vediamo se risponderà all'esterno qui supremazia, come al solito. Anche un po' d'orgoglio. La chiude alla grande, però potrebbe arrivare un po' lungo a incrociare, forse. Attenzione però, perché sono le ultime curve per Gusta. Infatti, è incrociato ancora. È molto davanti a Bruno Gusta, ultime curve, ultimo settore. Sarà contentissimo, ultima curva. Non deve per sbagliare lui. L'ultima curva e poi sarà braccino qui, vincitore del Rising Star Series per la Regional Final americana. Gusta vince, cade Daniel all'ultimo giro, no, nella lotta con Supremacia, nella bagarre. Bruno. Lì erano Lin. Bruno Rosario. Secondo, Nunes a podio. Ouviram due Pirangas Margen Placidas, l'inno brasiliano, lo ascolteremo sul podio. Nanci quarto con Barè. Bella gara, mi sono divertito. Molto bella, Supremacia che nonostante il numero uno, arrogante sulla carena. Molto, fatto sesto. Molto arrogante, molto. E poi Christian settimo, Daniel ottavo, Mister Itstick nono davanti a Macargo, la vera delusione di queste final. Sì, poteva, era non dico forse tra i favoriti, dai, però dopo abbiamo visto che la qualifica comunque era partito già molto dietro e quindi, come abbiamo detto prima, conta in parte, no, anche i risultati che hai fatto nelle qualifiche precedenti in tutte le vediamo qua, eccola la classifica finale. La classifica, dato un secondo e mezzo Gusta a Bruno. Vediamo, lontano. 12, quanto si perde con la caduta? Dipende dai punti, dipende in quali più punti meno, cadi, media. Però siamo sui 4-5 secondi. Quindi comunque si è preso un po' di paga comunque Nunes. Sì, se l'è presa. Ma vediamo come comunque sia il passo, il fast lap comunque conta, perché vediamo anche il potenziale appunto dei piloti che avevano in gara. 9-2, 9-4, quindi effettivamente... Christian lo spreco. Grande riso. 9-3, miglior giro. Christian è stato molto, secondo me, sporco. Non concentrato, ha sbagliato tantissime volte, ma il giro veloce era molto, molto rapido. Bene, direi che possiamo togliere le cuffie, quindi vince e va a giocarsi adesso un posto in MotoGP Sports Gusta. Che rivale è? Sarà una bega l'anno prossimo, perché se lo renderanno nel team sarà nostro avversario. Poi insomma anche noi vediamo, dobbiamo riconfermarci assolutamente per il prossimo anno, però molto bravo. Molto poi bravo. Anche le intenzioni di Gusta mi sembrano proprio di guerra nei tuoi confronti. Si è preso la Yamaha subito. Hai visto? Sì. Poi comunque ne ha vinte sempre tutte, quindi è il dominatore assoluto di questa Regional Finals americana. C'è da dire che forse ha preso la Yamaha anche per stima e ammirazione, perché sappiamo che Trastevere 73 in Brasile è una celebrità, è vero? Dai, sì, ne ho abbastanza di fan lì, ma a me piace tantissimo come nazione, come continente, hanno davvero delle passioni fantastiche, mi sono trovato molto bene quando sono andato lì. Esatto, sei andato lì, racconta un po' rapidamente. Bello, no, sono, come ti ho detto prima, molto appassionati proprio della velocità. Tu perché eri lì? A fare presente un po' un Moto Day o ECMA soltanto in Brasile, quindi ero andato lì per una manifestazione di moto e c'erano tantissime console, quindi moto, sono stra appassionati, sì. L'abbiamo visto oggi, c'era tutto Sud America nelle prime posizioni, quindi e quindi attenzione a Gusta per l'anno prossimo, perché potrebbe essere a questo punto scelto da un team ufficiale e diventare uno dei tuoi bravo dei tuoi rivali, anche se ovviamente tu quanto giri a Austin? 50 50
58, 57, ecco. Non lo so, però non ricordo benissimo. Insomma, qualche decimo ancora tocca limarlo, anche per Gusta, che però intanto può gioire. Assolutamente può sì, assolutamente sì. E stappare lo champagne virtuale. Esatto, il prosecco, prosecco virtuale su prosecco, MotoGP. C'è il prosecco, quindi Gusta vince ed è il primo qualificato al draft MotoGP Sports dell'anno prossimo 2021. Direi che per questa regional final molto è tutto. Bella è tutta, ragazzi, vi saluto tantissimo, grazie Rosario, e ci troviamo alla prossima regional final, alla prossima, dove il continente sarà Asia Oceania, quindi Oceania nel circuito di Motegi, e che lì grande passione anche lì, tanta, lì fanno tanta paura, quindi forse diversa, forse sì, diversa con le abitudini, però comunque sia sì. Sì. Grande passione. Con tanto calore per le moto anche lì, quindi non potete perdervela, anche perché immagino che lì i nomi siano un po' più complicati, per cui vi divertirete anche a prenderci in giro. Ciao, alla prossima! Ciao!